Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's Going Down to Bike Show. It's not only a show. Wish I could spin my world into reverse just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Bike Show. Si sono conclusi i campionati del mondo di Firenze 2013 ieri e ne parleremo qui questa sera con tanti ospiti speciali, e io partirei subito con salutare il primo nostro opinionista fisso, quindi Marco Cannone. Ciao Marco. Ciao a tutti. Poi commenteremo con te questo campionato del mondo, le varie discipline. Poi salutiamo ospite di questa puntata Gabriele Bosisio del team Utensil Nord. Ciao Gabriele. Ciao a tutti, buonasera. Poi abbiamo un super opinionista ma ex professionista, quindi anche vincitore di gare da professionista, Riccardo Magrini. Buonasera a tutti. Altro vincitore di grandi gare come l'Alpe d'Huez, quindi quella più famosa, e poi vedremo anche delle immagini. Abbiamo qui Beppe Turbo Guerini. Ciao. Buonasera Beppe. Buonasera a tutti. E poi lo speaker ufficiale, arrivato direttamente da Firenze, quindi abbiamo qui Alessandro Brambilla. Buonasera a tutti, ciao Danilo, ciao a tutti. Speaker ufficiale di questi mondiali. Sandro, dai, partiamo subito con te. Come sono andati questi mondiali, a parte tutta l'acqua di ieri, tutta la pioggia? Beh, per quanto mi riguarda sono andati molto bene, è stato molto divertente, è stato prestigioso commentare le gare al Nelson Mandela Forum e anche a Montecatini Terme e in altre città. Sono state gare bellissime, con tanti campioni, tanto pubblico, tanta qualità a livello tecnologico, per cui è stato molto bello per me. Ho allungato la serie dei miei campionati del mondo: Treviso Verona 99, Verona Bardolino 2004, Varese 2008, Firenze 2013 e poi tutti i mondiali di ciclocross, tutti non i mondiali juniores, tutti, Sandro, tutti i mondiali sennò... della pista, quindi sono contento per forza. Beh, parliamo, io inizierei subito anche con Marco e con Riccardo, poi abbiamo una cosa prima dalla regia, perché con Beppe, visto che abbiamo qui Beppe, abbiamo delle immagini e volevamo vedere un'immagine del Tour de France, anche dei ricordi. Beppe, quando sei caduto praticamente all'ultimo chilometro dell'Alpe d'Huez, poi vedremo dopo le immagini del mondiale, quindi vedremo cadute. Qui volevamo capire da te, in questi momenti, quando ti succede così, cosa hai pensato? Ma sai, dobbiamo dire che eravamo in cima alla seta, quindi la lucidità non era al 100%, per cui ero un po' colpa mia, un po' si dà per scontato che le persone che stanno sulla strada si spostino, anche all'ultimo minuto, però si spostano. In questo caso non è successo così, però sommato è finita bene, anzi mi ha dato ancora più visibilità, per cui insomma ho creato un po' di spettacolo all'interno. Ecco, tra l'altro abbiamo visto che è uno dei più cliccati su YouTube. Quello quindi... io un arrivo un po' da trilli, perché anche Pantani, un anno, lui ha vinto la tappa nel 1995 e sul curvone l'hanno praticamente deviato verso l'area delle Ammiraglie. Lui stava sbagliando strada, stava uscendo dal percorso. È andato dritto. Un po' di trilling c'è sempre lì all'Alpe d'Huez. Ma infatti se si vede anche l'immagine, l'ultima curva, rallento molto, perché anche ci sono caduto qualche anno prima, per cui ho detto, sono caduto, stiamo calmi, almeno l'ultima curva cerchiamo di farla giusta. E qua poi invece la vittoria, una salita mitica e anche storica, quindi importante, una grande emozione. Sì, per noi scalatori, io sono nato nel Giro d'Italia, ma poi sono cresciuto col Tour de France, per cui ne ho corsi 10 di fila, e per noi l'Alpe d'Huez è un po' il mondiale di noi scalatori, per cui stavo bene, però insomma, vincere lì è sempre difficile, e tutti vogliono vincere, per cui è stata un po' inaspettata, ma insomma è stata un po' la perla della mia carriera. Una vittoria prestigiosa, scusami Danilo, poi oltretutto era passato indenne dalla curva degli olandesi, che io se avessi potuto fare la curva dell'Olandese, non sono mai passato sulla curva dell'Olandese, massimo quella dei Toscani, però quella dell'Olandese è bellissima. E per chi corre. Poi abbiamo altre immagini, invece un'altra immagine ricordo, invece di una maglia rosa. Qui abbiamo una maglia rosa che è in studio, che è Gabriele. Gabriele. Sì, sì. Quindi maglia rosa un po' solo assaporata, però sì, è stato, insomma, come è stato per Guerini la perla della sua carriera all'Alpe d'Huez, quella giornata è stata un po' per me... Dovremmo avere dalla regia le immagini proprio dell'arrivo
Pampeago, giusto? Sì, esatto, a Pampeago, sì. A Pampeago ho preso la maglia rosa e poi il giorno dopo... non penso sia stato il tercio parole il giorno dopo. E qua vediamo insomma proprio le immagini... Questa è la vittoria di tappa di Gabriele, una settimana prima. Sì, hai detto, è stato un assaggio, però per un corridore mettere la maglia rosa è sogno, veramente, il sogno di una vita. No, sì, sicuramente, è stato breve perché è stato solo per un avresti giorno. Avresti voluto tenere di più, sì. Il sogno, perché avevi un sogno più lungo, quello. Esatto, sì, poi c'è da dire che... Non è che c'è Marco, perché io mi sento un po' imbarazzato, uno di qua, uno di là, due scalatori, io gruppetto subito. Sì, però, ecco, però abbiamo anche una cosa di Riccardo. Riccardo, abbiamo un'immagine anche tua di Riccardo Magrini, quindi visto che è il gruppetto dell'orologio, no, a parte gli scherzi, adesso la regia ci farà vedere un'altra immagine che abbiamo con Riccardo. Riccardo. Ah beh, questa. E qua, commentala te. Beh, qui è stata una bella vittoria, una perla della mia carriera. Tu eri una serata delle perle, questa è la perla di Il Doleron che... Nell'83, ormai quest'anno ho fatto il trentennale sia della vittoria d'etappa del Giro d'Italia a Montefiascone, ma questa è stata veramente bella, anche perché eravamo solo 5 italiani in gruppo e quindi è stata una soddisfazione immensa. Si partiva da Nantes, un caldo terrificante, l'anno che poi vinse Laurent Fignon il Tour de France, e questa è la vittoria d'etappa. Da Finisher, sono andato via l'ultimo chilometro e non si vedono più. No, beh, ora è fregato Van der Aarden. Van der Aarden, Klaus, Kelly arrivò lì. Io partì praticamente quando mancavano 900 metri all'arrivo, c'era una curva piuttosto impegnativa a destra, a 450 metri all'arrivo. Quello era il mio obiettivo, l'avevo cerchiata e in effetti insomma hai visto Riccardo che non ti abbiamo lasciato. È un'emozione perché in effetti non è che raramente si vedono queste immagini, c'è su YouTube siamo riusciti a scoprirle. Bravo, vedi, siamo riusciti a trovarle. Vi ringrazio. Poi invece abbiamo un'altra cosa che hai organizzato te durante i mondiali, perché prima di iniziare a parlare delle gare parliamo un po' di colore. L'evento del mondiale, questo. L'evento clou del mondiale è stato i mondiali, praticamente è stato tutto corollario per questo evento, il contorno di questa gara, che era il campionato del mondo di ciclisti driver. Che quindi praticamente ciclisti? Sui ciclisti erano quasi tutti ciclisti, c'era Moser, c'era Chiappucci, addirittura sono riuscito a mettere sul sulchi anche Mauro Vegni, organizzatore, direttore del... E qua vediamo proprio l'immagine. Sì, io rappresentavo l'Australia, non so perché, ma però l'ho organizzata io, mi piaceva la maglia e ho organizzato l'Australia. Cassani era orange per gli Olanda, per esempio Mauro Vegni era per la Gran Bretagna. Era una cosa legata ai mondiali grazie al sindaco Giuseppe Bellandi che si era inventato quel giorno di riposo, il giovedì, appunto c'era la riunione classica delle corse a trotto all'ippodromo Sesana di Montecatini e quindi abbiamo organizzato una corsa, anzi due corse, due batterie con tutti i corridori, ex corridori o comunque chi era nell'ambiente. Insomma, poi c'è stata proprio la rivalità anche dal mio rivale storico che era Alessandro Cardelli, quando correvamo insieme ci siamo sfidati ancora sul sulchi. Sono stato battuto da Cassani però. Ecco. E lì mi è bruciato un po', anche perché lui è stato un po' birichino perché ha dichiarato bene Rai 1, Eurosport 0 e quindi lì, però poi dopo mi sono rifatto nella finale perché lui doveva andare via, io non lo sapevo, ma dal regolamento mi hanno fatto fare la finale a due con Di Basco, velocista, è stato lui oltretutto è gentleman che driver. Che correva per la... ha corso anche per la Saeco, ha vinto... Per l'Ungheria. Per l'Ungheria, perché lui è commissario tecnico della rappresentativa ungherese, quindi non era tutto, guarda, tutto preciso. Martinello correva per gli United States of America, perché lui a Atlanta, poi so qui... Sì, c'era tutte le cose a... Ognuno aveva... L'Italia era rappresentata dal sindaco Giuseppe Bellandi, che però insomma non ha fatto una gran figura, come poi insomma andremo a vedere, però non ha vinto un portoghese. Guarda, ci ho pensato, volevo mettere dentro la maglia del Portogallo, non ha vinto un portoghese perché non c'era, cioè era pieno di portoghesi
che non avevano pagato il biglietto, insomma, a parte le battute. Comunque è stata una bella esperienza, l'Ippica ha anche bisogno... Ci ha pensato la domenica, allora? Sì, ci ha pensato anche con gli interessi. Con gli interessi. L'Ippica quindi... è sempre un legame molto forte, io sono molto appassionato e quello che mi preme è stato anche il fatto che, insomma... anche noi abbiamo contribuito a fare un po' di spettacolo, mi sembra che sia stata una bella iniziativa, vabbè, a parte i giornali, quello lì è il cavallo che mi ha prestato Davide Cassani nell'occasione, ho vinto il race off e quindi di conseguenza... Aveva preso il cavallo migliore, lo aveva preso, era più in forma. Lui ha vinto di una, come si dice, di una narice... Al photo finish. Al sì. Photo finish, sì, siamo stati, beh, un po' in giro, ma è stato bello comunque. Ti ringrazio anche per questa la serata. È il colore, dei mondiali anche del ciclismo. Sì. Partiamo con i mondiali, allora partiamo con Marco. Marco, partiamo con i dilettanti. Allora, c'è stata la gara dei dilettanti, gli under, quindi under, ma under non under, perché tutti professionisti. Un podio di professionisti, migliore italiano Vilella, giusto? Sì. Vilella ha fatto sesto, certo. E no, cioè, c'è poco da dire, nel senso che comunque hanno corso molto bene gli italiani, hanno sprecato secondo me abbastanza. Sul finale purtroppo è rimasto solo Davide da solo e ha fatto quello che ha potuto fare. C'è stata un'azione negli ultimi 20 chilometri con la Francia che sembrava avesse veramente... fosse Beppe Guerrini Turbo, perché facevano di quelle azioni in salita impressionanti e lì forse è mancata un po' l'Italia, perché dalle azioni del francese è nata poi l'azione finale che ha visto Moritz vincere alla grande, tra le altre cose primo anno nella categoria, già campione del mondo nel 2012, juniores. Sicuramente un talento che lo sentiremo da subito. Tre corridori, il primo, il terzo Continental, il secondo Professional. Quanto è giusto questo regolamento di far correre con l'età, in base all'età e non in base... Io sentirei prima i corridori, sentirei con Gabriele, cioè, e far correre non per età ma professionisti e dilettanti come era una volta, ecco, perché comunque sembra che sono favoriti su un fatto di allenamento, preparazione, gare, maturità. Sì, chiaramente secondo me sono favoriti per la questione che fanno una grossa attività durante l'anno, chiaramente facendo gare più una lunghe. Grossa età, gare più lunghe, con un livello più alto, vanno soprattutto a allenare queste grosse distanze che si presentano prevalentemente nei campionati del mondo, quindi sono abituati a questo, diciamo, carico di lavoro, di sforzo, per cui dopo si trovano avvantaggiati. Sarebbe... E poi se passano già comunque professionisti vuol dire che hanno già una marcia anche, diciamo, esatto. o hanno delle qualità in più. E quindi forse sarebbe buona cosa, insomma, chiudere a chi non ha un contratto da professionista, chiudere il mondiale per dilettanti under 23 per chi è dilettante e non lo fa. E non chi è già professionista, perché sennò è un altro ci campionato. Ci sono una serie, insomma, di regole che dovrebbe essere riviste, secondo me. Non per fasce di età, ma per fasce di categorie. Sì. Andrebbe, quindi, cosa pensi, Beppe? Sì, ma io la penso un po' diversamente, nel senso che, visto il quarto posto, è un ragazzo del primo anno, per cui che fa un'attività semidilettantistica, quindi probabilmente metterei un limite di età, farei comunque under 23, però lascerei comunque all'under 21, qualsiasi caso, in qualsiasi squadra. Quindi cioè, aperto anche ai professionisti? Sì, a chi fa fino a una certa età, penso di sì, perché comunque è giusto... Tranne i Pro Tour, che non possono correre? Assolutamente sì, però tra ragazzi di 19-20 anni nel Pro Tour è molto difficile, sarebbe anche, non è, insomma, è poco realistico. Per cui io lascerei fino a 21 anni tutte le categorie, magari fino ai dilettanti, aperto fino all'under 23. Però Sandro, ci sono corridori Pro Tour di 20 anni, 21 anni che sono tra i migliori al mondo. Sicuramente, abbiamo avuto già negli anni scorsi un corridore che adesso ha 23 anni, che è Peter Sagan, che era già maturo quando ne aveva 21, ieri è stato bravo, è arrivato in sesta posizione, tutto sommato in un mondiale per scalatori o per ciclocrossisti, come l'ho definito io più volte alla luce delle vittorie della Vos e di Mathieu Van Der Poel, è stato bravo anche Peter Sagan. Per quanto riguarda le categorie, io vorrei vedere il mondiale under 23 solo per i dilettanti. Cioè, se uno ha 21 anni e corre già tra i professionisti,
per me deve fare come Saronni, deve partecipare al campionato del mondo dei professionisti, deve fare come Argentin, deve partecipare al campionato del mondo dei professionisti. Preferirei mantenere la differenza. Quindi tornare, tornare un po', Riccardo, tornare ad alcune regolamenti, alcune sì, io di penso, prima. La penso come Alessandro e Gabriele, cioè direi che se uno è passato professionista è passato professionista, non, cioè non vedo, io sarei un romantico ancora con le Olimpiadi addirittura, insomma, quindi non farei nemmeno, se uno è professionista è professionista, però a questo dovremmo praticamente ribaltare un po' tutta la situazione, non perché io sono un vecchio corridore e magari mi sentirei di dire, perché i problemi esistono anche nelle categorie juniores, Marco è dentro, insomma un po' tutti ci siamo dentro, quando un corridore passa e arriva al passaggio dalle grandi 23, molte volte smette di correre perché nessuna squadra per i risultati o per altre cose non lo accasa. Una volta c'erano i dilettanti di terza categoria e il passaggio avveniva in seconda categoria dopo aver accumulato diversi punti, siccome si parla di 21. Sì, c'era 21. Ha 21. Sbagliato Alessandro Brambini. clamoroso al Cibari. A Bai Show. 21. È una perla. Guarda, stasera è la serata storica, stasera è la puntata storica, Riccardo. Vabbè, comunque ecco, tensione del mondiale. Visto e considerato che c'è questo ritorno e tanta preoccupazione anche nei professionisti, perché molte volte vengono condizionate alcune gare con i punteggi e tanti general manager hanno problemi perché hanno sempre questa cosa dei punti nella testa. Allora, a questo punto vorrei ritornare ai punteggi anche nelle categorie, perché si rischia veramente a volte anche di ragazzi che non sono, perché se uno è quindi 21 punti li fa anche al primo anno di dilettante di terza, per modo di dire, quindi può passare anche su, però la storia degli juniores che devi star lì legato ai 17-18 anni con il rischio poi di non trovare la squadra, perché molte volte si fermano lì, io cioè la penso così, poi non è che